Blogos Web Radio. Ciao a tutti da Blogos Web Radio. Eccoci ad una nuova puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, rubrica con la quale andiamo a conoscere il mondo dell'antimafia istituzionale e civile. Questa volta il nostro ospite è Cataldo Motta, procuratore capo della Repubblica di Lecce, da molto tempo in prima linea nel contrastare la Sacra Corona Unita. Con lui abbiamo fatto quattro chiacchiere per comprendere meglio l'ascesa di questa organizzazione criminale e l'impegno civile ed istituzionale che si oppone ad essa. Negli ultimi tempi le cronache parlano spesso di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra e hanno tralasciato la Sacra Corona Unita come fenomeno criminale di notevole pericolosità, ma questo non può essere un rischio che possa causare un'ulteriore stagione criminale in Puglia? Certamente è un rischio, è legato alla modifica di atteggiarsi della criminalità organizzata salentina, della Sacra Corona Unita in particolare, nel senso che queste organizzazioni non hanno più interesse a manifestazioni eclatanti, a manifestazioni clamorose, criminali tradizionali di violenza, di minaccia, e quindi non ci sono più omicidi, non ci sono più bombe che esplodono, non ci sono più incendi. Le attività sono sommerse, sono quelle delle estorsioni, dell'usura, attività inabissate. Questo fa sì che ci siano manifestazioni che richiamino l'attenzione della gente, e in questo l'associazione riesce anche ad ottenere, attraverso un alleggerimento della sua presenza, apparente alleggerimento, riesce anche ad ottenere una sorta di consenso sociale. Questa è la nuova via, che è il nuovo percorso che stiamo cercando di contrastare. Appunto, dall'usura del contrabbando degli anni passati ai colletti bianchi, un po' l'iter di tutte le mafie del terzo millennio, si può parlare anche di Sacra Corona Unita in questo senso, di infiltrazione nei settori istituzionali ed economici, e come prevenire in generale l'ascesa di queste nuove mafie? Prevenire è magari difficile, perché è legato ad una modifica proprio di comportamenti sociali. Io difatti mi occupo solo del momento repressivo e limito l'intervento a quello che è il mio compito. Devo dire che la situazione di collegamenti con le amministrazioni pubbliche è una situazione che ha visto in passato la Sacra Corona Unita assolutamente strana a questo tipo di collegamenti. Adesso invece, secondo le evoluzioni tradizionali, tra virgolette, c'è anche un interesse da parte di alcuni. Abbiamo avuto alcuni casi di collegamenti, di infiltrazioni istituzionali, di collegamenti istituzionali. Per fortuna si tratta di poca cosa e per ora sotto controllo, ma se il percorso è quello, se non si riesce a prevenire sul piano sociale un andamento di questo genere, il rischio è che questi comportamenti si intensifichino, si incrementino e anche aumentino di numero. E in ultimo, una domanda sul clima che si respira adesso in Puglia. Ci sono state alcune intimidazioni negli ultimi tempi, alcune scritte anche nei suoi confronti il febbraio scorso, Vernone se non sbaglio. Ci sono delle possibilità appunto di avere una parte della popolazione che collabori nel contrastare questi fenomeni? Questo è possibile, tenendo conto però che la popolazione ha sempre questo albergo della paura, del timore, per un verso, per l'altro verso una sorta di disinteresse nel momento in cui c'è stata le manifestazioni più clamorose, che hanno l'impressione che la Sacra Corona Unita sia scomparsa, che le attività siano non più quelle di una volta, laddove invece si sono soltanto inabissate e tutto continua tranquillamente come prima. Secondo me l'intelligenza di questi signori è stata proprio quella di modificare i comportamenti esteriori in modo da tranquillizzare la gente, e nel momento in cui non se ne parla più, il fenomeno esiste solo perché se ne parla, nel momento in cui non si parla più del fenomeno, il fenomeno non esiste. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Blogos Web Radio www.ilblogos.it.